La conferma dopo le indiscrezioni di ieri sera è arrivata di primo mattino, dopo un incontro tra il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, e il sindaco del capoluogo, nonché presidente della Fondazione Petruzzelli, Michele Emiliano. Il teatro Petruzzelli riaprirà ufficialmente domenica 4 ottobre con un concerto a cui parteciperanno le autorità e che sarà diretto dal barese Fabio Mastrangelo. Prevista la partecipazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, in forse il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, che dovrebbe prendere parte ai festeggiamenti del patrono d'Italia, San Francesco ad Assisi. Verrà eseguito ovviamente un pezzo che non poteva non avere un significato simbolico, la nona sinfonia di Beethoven, e ovviamente che contiene questo coro straordinario che è l'inno alla gioia, che è l'inno degli Stati Uniti d'Europa. E peraltro, come è noto, questo è un canto di pacificazione, di gioia. Resta sempre la data del 6 dicembre, però. È chiaro che la data del 6 dicembre, per quello che il Consiglio d'amministrazione ha stabilito, sarà la data della prima della stagione lirico-sinfonica. Lunedì 5 ottobre invece l'orchestra della provincia di Bari risuonerà per le famiglie delle maestranze che hanno lavorato alla ricostruzione del teatro e per quelle che furono sorteggiate per l'inaugurazione del 6 dicembre scorso, mai avvenuta. Per la stagione artistica del Politeama necessari i fondi per garantire la sopravvivenza delle fondazioni lirico-sinfoniche. Questo interesse non soltanto dell'istituzione, ma anche dello stesso governo. Non avremmo avuto Gianni Letta se non vi fosse stato un intervento deciso, fermo da parte del ministro Fitto, che si è mosso, ma in maniera impegnata, che il Pertusselli potesse essere aperto il 4 ottobre.